Allora, lei aveva solo 15 anni quando vinse Sanremo. Avrete già capito di chi sto parlando, perché vince Sanremo a 15 anni non è roba da tutti. E proprio impressionò quell'anno per la sua maturità, perché insomma era una ragazzina, ma sembrava una donna, era già molto ben piazzata, beh, insomma, talentuosa, insomma, un dono che le ha dato il cielo, e lei ancora oggi lo porta avanti, anzi lo sviluppa, lo evolve, e adesso si è anche espressa non solo così vocalmente, ma con la conduzione anche di un programma insieme a Carlo Conti, che è appena andato in onda, I migliori anni, ed ha rivelato anche grandi doti di intrattenitrice. Allora, c'ha il suo lato, è una bella donna, ma c'ha il suo lato di scugnizza anche lei, eh? C'è un po' scugnizza, lo è, perché insomma sapete anche, poi c'ha un marito che è un po' scugnizzo anche, lo è, con Arumba de Scugnizze a Napoli prima e dopo Anna Tatangelo. Casa balla tutta pizza, trove dama un bizza un bizza, cada fanno tue carizze, con matanda pironizza, te ne scinna schizza a schizza, fino a quando non scavizza, questa è a rompere scugnizza. Trovi dava pizza in pizza, cade fanno tue carizze, si ne fai passare per rizza, stretta mano vasa e frizza, provo gusto e te già pizza, chiude strini, chiude a pizza, con la tanta pirnizza, te ne scita schizza schizza, fino a quando non scapizza, che stai a rompere scugnizza, ori l'orge mo capisco, perché io cerco e non lo trovo, stai appesa, aiuto fresco, c'è rimasto solo tu. Quando non scapizza, che se la rompe le scugnizze. Ma che brava Anna Tatangelo, spettacolare. Grazie. Ciao Anna, come stai? Grazie. Che bello, davvero davvero, oltre ad essere bella sei anche molto molto Grazie. Brava. Chi te l'ha insegnato sto napoletano? Scusa. Allora guarda, ti C'ho dico la verità, dubbio. Quando Pino mi ha invitata, e devo dire che ovviamente da interprete la mia idea andava su Tu sei una cosa grande, su tanti pezzi classici napoletani. Però sapete, Gigi mi ha detto, ma come, tu sai fare bene la rumba di scugnizze, ma vai lì, fai vedere che cosa ti ho insegnato in questi anni, come pronunci alcune parole. Beh, io spero
Beh, maestro, me la sono cavata. Applauso. Me la sono cavata bene. Benissimo, grazie. Grazie Anna, davvero. Grazie mille. Un a saluto. Voi, grazie all'orchestra, grazie a Enzo Campagnoli, grazie mille a tutti. Grazie. E buona estate davvero, anche al tuo meraviglioso bambino. Grazie. Ciao.